la cosa che mi piace della cucina di Giovanni è questa sua attenzione alla ricerca dei prodotti e all'attenzione che riserva a noi produttori locali. Io mi ero innamorato di un suo primo piatto. Quando la faceva in olio cottura, dico bene, in saor, e serviva il petto con una senape casalinga e le patate arrosto. Io mi ero innamorato di quella. No, eh? Prima volta sei venuto a bere un caffè, mi sa. No. A mangiare. Sono venuto qui, mi ricordo, avevo mangiato spaghetti all'olio e insalata. Ed è arrivata a servirmi Elisa. E quando l'ho vista ho detto, oh perbacco. E ho cominciato a tornare. Io definirei la mia cucina una cucina del gusto. E può sembrare una cosa scontata dirlo, no? Ma per me la cosa importante è dare piacere. È che quando una persona mangia, trovi coerenza tra quello che vede e quello che sente in bocca e come sta dopo. C'è una linea di pensiero nuova di gente che vuole dare valore a questo territorio, vuole proteggerlo e salvaguardarlo. Un gruppo di giovani produttori agricoli sta cercando di tornare alle radici e di liberarsi un po' dai sistemi economici intensivi, che sono voci fuori dal coro. Persone che vivono l'alpeggio come 100 anni fa. Ciao Barbara! Finalmente! Finalmente arrivo! Mi fai vedere se c'è qualcosa di buono per me? Cerchiamo di rispettare principalmente le tempistiche dell'animale, quindi la capra e la pecora generalmente durante il periodo invernale vanno, si dice, in asciutta, cioè smettono di produrre latte perché si preparano ai nuovi parti che avvengono di solito fra gennaio e febbraio, in modo da avere gli agnelli e i capretti pronti per la primavera. Questo è il ciclo naturale. Sì, anche il formaggio rispecchia questa attesa, questa è una certo. Continuazione del mondo agricolo, pur essendo... Anche la calma, il movimento del liquido. Sì. Andiamo a vedere la cantina. Certo. Sì. Poi mi ricordo il tuo esperimento. Non stai facendo gli esperimenti nel cemento? No, il cemento è già vecchio l'esperimento. Adesso c'è il marmo. Quello che sento è di voler dare al vino niente di più di quello che è. E quindi senza botti troppo forti o cose che possano condizionare. Sto facendo questo esperimento col marmo perché non mi dà nessun condizionamento al vino. Però ho capito che la forma è molto importante. Infatti... anche visivamente questo non mi piaceva tanto. E marmo ha scelto il nostro perché è super calcareo, non cede metalli pesanti, non cede niente, è completamente neutro. Ma il vino dentro il marmo si rilassa moltissimo. Ho fatto il confronto tra acciaio e marmo e qui è proprio... è come se fosse sul divano. Tutto calcolato per dare al vino la massima espressione della sua, di se stesso, senza trucchi... e ricorsi ad abbellimenti. Poi appunto sarà forse a volte un po' rude, un po' grezzo, ma l'idea è che togliendo il più possibile di tutto quello che facevamo in cantina, sì, dovremmo acquisire tutto quello che stiamo facendo in campagna. Ormai in campagna la biodinamica è esplosa, cioè si vede, si annusa, funziona gli insetti, la biodiversità, i fiori, gli animaletti, si vede l'allegria di queste vigne. L'atteggiamento è quello del papà e della mamma, che tu sì, conduci i figli ma non intervieni di brutto perché devono anche esprimersi, no? Li sostieni, li incoraggi, li indirizzi, a volte ti preoccupi perché ovviamente ci sono i problemi, ma l'atteggiamento è quello lì di dai che ce la fai, vai.
Una meraviglia. Wonderful. Maddalena, che viene da una famosissima famiglia produttrice di vino veronese, che però era una produzione industriale, in realtà lei si è staccata e adesso ha questa bomboniera di azienda che fa delle cose meravigliose. C'è questo legame nella terra tra persone che credono nelle stesse cose, no? Quindi, per esempio, la pecora passa sotto queste vigne che andrà a pascolare fiori e piante ancora diverse in coltivazioni biodinamiche, quindi non inquinate, e concimerà le stesse vigne con le stesse piante e lo stesso vino verrà su queste tavole. E quindi è tutta una cosa che si muove ma che gira attorno e che ogni realtà dà energia alle altre. Quindi adesso la porta dove c'è più erba. Quello che cresce in un determinato territorio e in una determinata stagione è generalmente ciò di cui noi abbiamo bisogno in quella stagione, in quel territorio. Queste sono erbe spontanee. Ma... Sì, 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 quelle le farinacee. Le farinacee, quello che mi dai. Quindi questa è l'erbetta che tra un po' mi dai per fare i risottini. Sì, varie ed eventuali, insomma. I vari pesti, erbe. Certo. Lui è l'unico che lavora così qua. Qualcuno sta cominciando a fare qualcosa di orticolo, no? Ma che può dare una fornitura regolare a un ristorante è l'unico. Regolare significa che lui mi manda un messaggino la domenica sera con scritto quello che ha disponibile e io ordino quello che lui non ha disponibile. Quello che lui ha disponibile mi arriva mercoledì, non mi dice né quanto è e a volte mi porta cose che dico, questo adesso cosa ne faccio? No. Però è uno stimolo nuovo. Una volta a fare il mio lavoro partivo dall'idea di una ricetta. Adesso invece parto dal prodotto che mi portano e io devo cercare di dargli un valore. Punto. Giovanni arriva a velo, questo foresto, che per noi vuol dire proprio lo straniero che arriva in un paesino di 700 abitanti e nei paesini piccoli è proprio un giro di discorsi, ma chi è quello là, ma da dove arriva, cosa fa, dove lavora, ma perché è venuto ad abitare qua, come fossero no. Prima è arrivato come cliente, sì. I miei genitori, la mia famiglia erano molto aperti. Finché non si sono accorti che mi piaceva. I miei sono stati molto scossi da questa cosa. Non si aspettavano che l'Elisa, la loro figlia, potesse essere presa da uno spirito libero, così. E secondo me proprio non si aspettavano che io potessi andare avanti nella relazione con lui. Quando hanno capito che era seria la cosa, allora lì è diventata ancora più rigida la faccenda. E ho passato un periodo difficilissimo perché metteva in crisi. Sentivo delle emozioni, però avrei dovuto decidere in maniera diversa secondo la mia guida principale, che era la famiglia, no? Come dicevo prima. Quindi andava molto in contrasto, non sapevo più cosa dovevo ascoltare. Ma io, cioè, le emozioni erano così forti che non potevo perderle. E da lì la crisi familiare più totale, perché poi anche i miei genitori e anche mio fratello, cioè, non mi hanno parlato per un paio d'anni.
si parlava sul lavoro, ma c'era proprio una rottura netta. Io dovevo lavorare insieme a delle persone che non sentivano e non accettavano una parte di me. Quindi, ho sofferto molto. Abbiamo detto lavoreremo insieme, o lì o altrove, ma lavoreremo insieme. E ho ricominciato a girare cucine e pasticcerie. E poi abbiamo detto ai suoi genitori che noi avevamo in mente di lavorare insieme, o qui o altrove. Era lui che veniva a dirlo ai miei genitori, perché io così mi piangevo. No, cosa stai facendo? Vado giù e dico ai tuoi genitori che il 6 ottobre ci sposiamo. Ah! E io non vengo, vai a dirglielo te se vuoi, vai. È cominciata la stagione e ho cominciato a dargli una mano. E quella prima stagione non toccavo la cucina, facevo solamente i dolci e poi aiutavo Luigi sul servizio. Poi da lì ho cominciato a fare qualche piatto fuori menù. Man mano che il piatto fuori menù andava bene, veniva messo nel menù. E poi, man mano che qualche piatto del menù non andava più bene, allora lei di nascosto lo toglieva dal menù. Solo che poi se ne accorgevano e veniva fuori un casino. Vai, tira. La Nina è la più esperta, eh. Attenzione! Una bicicletta in direzione. A mano, ognuno ha la sua, giusto Nino? Ognuno ha la sua calligrafia. Ognuno ha la sua calligrafia. Sono tutti precisi nei piedi. Bene? Sì. Ok. Brava Nina. Bravo Gigi. Siamo sotto il ristorante. È stata fatta 30 anni fa come ristorante ed è rimasto il regno intoccabile di mio papà. Adesso che c'è Giovanni in cucina e gli altri, lui finalmente riesce a dedicarsi alle sue, ai suoi hobby. E quindi con il legno, che il legno è la sua parte che sente di più, riesce a crea, continua a creare. Guarda, nella confusione. Sto tentando di fare un lampadario. non so cosa dare fuori. Questo è una... una sega vecchia. È una sega per tagliare, per tagliare i legno, tronchi. Per tagliare i tronchi del legno, per tagliare quelli rossi, così. Li sta mettendo insieme e vuol fare un lampadario, sì. Qualcosa, sì. Con tutto quello che... Sto cercando di fare qualcosa. Quanto tempo? 5. Per la cottura la salsa va più densa. Il passaggio di generazionale, il cambio, la novità è avvenuta tra l'altro in un momento di crisi economica italiana. Quindi ci siamo trovati in un momento in cui stavamo perdendo tutti i clienti precedenti, perché quando cambi tanti, se non trovano quello che vogliono, cambiano locale. Il nostro momento di difficoltà è durato qualche anno, forse 4-5 anni, non pochi. Perché nella trasformazione noi facevamo delle proposte nuove e qualcuno dei vecchi clienti era contento di ricevere queste proposte, ma la maggior parte si perdevano, perché erano i vecchi clienti persone che cercavano una cucina più semplice e più economica, quindi non si riconoscevano più
in quello che stavamo facendo. Mentre all'inizio eravamo guardati con sospetto da colleghi e abitanti di questa terra, adesso la curiosità, il sospetto si è trasformato in curiosità e la curiosità ha cominciato a diventare qualcosa di più. Ci siamo riuniti per esempio in un gruppo di ristoranti che anche loro vorrebbero avere delle cose da raccontare ai loro clienti perché vedono che la gente è più sensibile e anche la cultura enogastronomica sta aiutando. Quindi chi viene a mangiare non si accontenta più di un piatto fine a se stesso, vuole capire cosa mangia. E adesso siamo in un gruppo di ristoratori che ci obblighiamo ad avere almeno un numero di piatti prodotti da fornitori che noi abbiamo identificato avere queste qualità. Il lavoro che stai facendo tu in cucina è fondamentale, che è quello di consumare tutto l'agnello, perché allora l'agnello o la pecora, insomma, perché è lì che dai dignità all'animale. Anche in cucina si può dare dignità all'animale. È più facile lavorare la carne che ti arriva dalla Nuova Zelanda sotto il vuoto, perché non la vedi in faccia, non vedi in faccia l'animale, no? Invece a volte vengo nei pascoli con Lorenzo, si guarda l'animale e poi ce l'hai in cucina. E quindi cucina è una cosa che hai visto viva, è una presa di responsabilità. Mi succede, quando arriva qualcosa in cucina, che sia un vegetale o che sia un animale, no, è una cosa un po' magica, è un'alchimia. E io ho la fortuna di abitare in un ambiente che mi permette di conoscere i visi di molti produttori di queste cose, no? Quindi quando li ricevo in cucina, no, ho sempre il viso di queste persone. Se gentilmente puoi venire a trovarmi e lasciare le pecore nel mio vigneto, così puliscono tutto. Per pulire i vigneti? Sì, per pulire, così io la primavera me lo trovo bello pulito e pronto a partire. Uh-huh. E anche concimato dai miei stessi fiori. Mi porto? Sì. Facciamo scambio? Sì, sì. Un po' di vino, un po' di pecore. Bene, allora fare fatto. Bene. Fare fatto. Non mi faccio lì per questo inverno. Cincin. Grazie di questo onore. Adesso da noi è un momento di fermento, no? La carta dei vini di Elisa è sempre più importante e nell'angolino che si era tenuta in cantina non ci sta più. E il nonno ci ha donato una parte del suo laboratorio, che insomma sta diventando una cantina importante, che stiamo ristrutturando con grande impegno, poi andando avanti continuano a venirci idee nuove. Sarà un ambiente che rispetta la nostra personalità e in cui si potranno vivere delle esperienze. Cioè in quella cantina vogliamo mettere dentro quelli che nel futuro saranno grandi ricordi. Un lavabo di quelli vecchi in pietra di una volta. Perché qua a casa mia, che è una casa molto vecchia, ci sono anche tanti oggetti vecchi da riutilizzare. E allora qua metteremo un lavandino vecchio di 200 anni, e là una stufa molto vecchia, e si cerca di recuperare tutto quello che i nonni ci hanno lasciato. Questa porta qua me l'ha sistemata sempre il nonno, me l'ha fatta lui. Qua, o mettiamo questa porta, la mettiamo così. Ok, sì.
così la gente può da là guardare dentro. La Lessina io la paragono a una femmina sdraiata, perché ha delle linee molto sinuose, non è una montagna aspra, è una montagna molto aperta, è un altipiano, ok? E ha tutte queste linee dolci, sinuose, eleganti, morbide. Io quando mi sono laureato ho incontrato questo mio amico che mi ha detto: vieni a vedere il pollaio che sto imbastendo su queste colline. E lì è nata la passione. Così ho cambiato la mia attività da architetto per dedicarmi esclusivamente alle mie galline grise. Così cerco a piccoli passi di valorizzarle e custodirle sul territorio. Con il mio veterinario ho studiato questo sistema, che è un liquido che prepariamo e che lasciamo macerare per qualche giorno, che è composto di acqua, alcol alimentare, zenzero e aglio. È come per noi uomini, se mangiassimo aglio e zenzero tutti i giorni, farebbe bene, insomma, lo si sente anche dall'odore, lo senti? Questo fa bene, depura, capisci? È un depurativo, fa bene all'animale, e questo è importante. Poi, insomma, sono anche i miei principi di vita. Io credo nel modo di allevare così. Credo che l'animale abbia bisogno di spazio, di aria, di dinamismo, di cura, di attenzione e di rispetto. E quindi, insomma, se tu metti in stalla tutte queste piccole capacità, questi principi, vedrai che loro ti ripagano bene, sicuramente. Pure. Grazie, che meraviglia. Molto buono, bella esperienza. Spero, noi l'abbiamo fatto come scelta di vita. Facevo la segretaria, ho avuto tutt'altro passato. 10 anni fa ci è venuto questo desiderio, abbiamo provato a crederci fino in fondo e ci siamo lanciati. Chiaro che spero che vada avanti, perché ci abbiamo investito tutto noi. Guardandomi adesso e guardando indietro, provo tanta soddisfazione per dove sono arrivata, anche perché io sicuramente mi credevo molto meno rispetto a lui. Lui era quello che a volte era lui che incoraggiava me, no, nel darmi anche: guarda che tu puoi fare questo, 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 sei te che non ti credi, no? E quindi vedendomi adesso dopo qualche anno mi dà tanta soddisfazione. Coppia è uno, no? È singolare. Quindi quando nel progetto ci crediamo in due, non siamo più in due, siamo in uno. È la differenza che abbiamo io e lei e che ci compensa. Eccomi, signore. Ciao. Buongiorno, benvenuti. La spalla di agnellino brogno cotta 24 ore nella rete di maiale. Perché tanto quanto lei ha bisogno di qualcuno che la incoraggia e che la spinge, altrettanto io ho bisogno di una parte più razionale, di una persona più ponderante. Io a volte sono esplosivo e non sempre è positivo, ma la grande forza è che quando in cucina io trasformo qualcosa in un piatto e poi fuori so che c'è chi lo racconta meglio di come posso raccontarlo io. E quindi trasferisce esattamente quello che sentiamo. E lì è un linguaggio unico, no? Quella è la forza. Sì, uno senza l'altro non avremmo creato questa cosa. Ma io in questa coppia qua proprio ci ho messo il 100%
insomma, per quello che potevo dare e ci credevo tantissimo, avevo una fiducia, cioè per me spaccavamo il mondo, no, insieme, nonostante le differenze. Io più razionale ho avuto delle difficoltà anche nell'accettare la sua esuberanza, la sua esplosione, perché su certi, anche in certe decisioni io ho bisogno, uno, di pensarci di più, due, proprio di capire che se se si può fare si fa, se no non si fa, al contrario di lui che sì, facciamo come va però facciamo, no? E questa cosa, oltre anche ad avere avuto degli scontri proprio tra me e lui, però ci ha messo tanto in equilibrio. Finalmente un po' di sole, di verde, no, è stato bei lamponi. Qua queste pecore non sono assolutamente in competizione con l'uomo, anzi queste sono le terre che l'uomo abbandona e che avanzerebbe il bosco, basta vedere. Se non arrivassero queste pecore, qui a settembre sarebbe tutto bosco. Guarda, me le porti tutte stasera. No, mamma, dammele, che magari oggi che le fo. Esatto. Certo. In cui ho inventato, tra l'altro ho ripreso, insomma, rivisto sta arca mobile, chiamandola in maniera molto biblica. E queste nel giorno di luce le metto nella stufa, le brucio, ne raccolgo le ceneri e le spargo. Ah, non vengono più. Non dai. Più. Sì. Ce ne sono tantissime. Esatto, troppe. Cinque sono quelli che non vogliono mangiare tutto il menù, ma mangiano la carta. Gli ho detto che lo mangeranno alla carta. E per noi sono un altro tavolo. Io ti farò 20 un altro tavolo. Noi ci sentiamo ambasciatori di questa terra. Ecco, io collego questa frase a me e al mio passato. Io sono nata a Velo, ho sempre vissuto a Velo e per me la tradizione, la vita del posto, il legame col passato è nel DNA. Ed è come, ed è stato il mio modo con lui di portare avanti questo legame. Altri lo fanno con altre strade, in altri modi. E questo qua mi ha fatto proprio realizzare che c'è questo mio attaccamento e il mio modo di esprimerlo è anche attraverso di lui, che ha capito, che mi ha capito. Per me cucinare è sempre stato un momento di contatto, ecco, il contatto con il cibo, questa materia, toccarla, no? È un momento in cui uno si dedica a se stesso. Fa una cosa per sé, per il proprio piacere. E questa è un'altra parola importante per me nel perché la cucina, no? Mi piace narrare, raccontare delle storie e mi piace dar piacere. La mia gratificazione viene dal piacere che provano le persone, ma non solo dal cibo, perché non sono solo cuoco, sono un ristoratore. Quindi l'armonia, la serenità che queste persone devono trovare in una coerenza che va dal piatto alla storia che racconti con quel piatto, a come ti viene servito, nell'ambiente in cui sei seduto e come vieni trattato.